Che cosa vi fa ridere, ragazzi? Voglio scoprire cosa vi fa ridere. Cosa guardate quando volete ridere? Voi guardate lui quando volete ridere. Quanto ti devo? Io questo caffè fino a pochi anni fa lo pagavo 3 dracme. Abbiamo proprio perso la testa. Abbiamo solo questo, non è colpa tua. Ti sei fatto un nemico potente, però. Ho visto su report. Vabbè, quant'è che ti devo 50 euro? No, 1 euro e 20, vabbè. Questa cosa delle macchine elettriche, vedrai, vedrai. Ti dico, a me lei infatti non dispiace. Mai visto a quanto sta il pe. Raga, ma cioè, ma è un. Ma è montato male? Cioè, è montato. Sta dicendo cose a caso praticamente. Il gioco è parlare in maniera superficiale all'italiana, cioè all'italiano medio. Ma cosa c'entra? Perché tutto. Non capisco nulla. Pellet. Quanto ti devo? Io questo caffè fino a pochi anni fa lo pagavo 3. Qualsiasi protagonista ferito è gravissima lentamente a fine. Dove mi trovo? Ogni telefonata prima di colloquiare. Uè! No, ma che rottura di coglione! Ma che cazzo! No, ti prego, no! Se devi portarmi via, portami via adesso! Ti prego! Ti prego, portami via ora! Ragazzi, ma scusa, ma me l'avete anche consigliato in tanti, eh? Ma che cazzo è questo? Chi è Turbo Paolo? Ma, il nome è incredibile, Turbo Paolo. Turbo Paolo. Vai su TikTok. È meglio. Ah, è meglio su TikTok. Ricordiamoci queste parole, ragazzi. È meglio su TikTok. Allora, Turbo Paolo su TikTok. Messo, eh? Eccolo qua. L'ultimo metto, quello più recente, la poetica contemporanea di Turbo Siamo Paolo. ancora vivi, io quasi non ci credo. È una fortuna, veramente. Ma io vi dirò, da quando è iniziata questa cosa, nonostante tutto, non mi sono proprio più ammalato, Ma c'è molto meno inquinamento, l'aria è molto più pulita. Cioè, ieri per la prima volta ho sbattuto il gomito, mi sono graffiato leggermente. Perché gli hai sparato? Aveva detto che aveva L'ho sbattuto il interpretato come un gomito. lapsus. Voleva dire una cosa per un'altra e io. L'ho interpretato così, magari ho sbagliato Non io. ha una Dovresti DV, quindi dite che la sua poetica è frenata dal fatto che è una DV. Va bene, allora facciamo questo. Se Richiamo degli Angeli avesse un servizio clienti. Ma cos'è Richiamo degli Signora, Angeli? buonasera, salve, è l'angelo del richiamo degli angeli. La disturbavo perché volevamo segnalarle che, secondo delle analisi che abbiamo svolto, suo figlio probabilmente a un certo punto della sua vita pubblicherà un post su Instagram di lui seduto da qualche. Va bene, metti quelli con più views. Questo è 121.000. Hai appena caricato una foto come stato di WhatsApp, E voilà. 217.000. Questa la metto come stato di WhatsApp. No, scusa, ripeti, che senso sono state? Cosa? Che è un momento delizioso perfetto per essere incorniciato in uno stato di WhatsApp. Cosa ti sta succedendo? Sto diventando grande, sono un Senti, adulto. vaffanculo, non cominciare a dirmi certe cose. Adesso cosa mi verrai a dire? Che sei aprioristicamente contro la farina di grillo? Beh, con tutte le cose buone che abbiamo in questo paese, No! però. Smettila! Smettila! Chiedere una cortesia, non è che mi fai una foto che così cambia la foto profilo di No! Facebook? No! Non giocare col fuoco! Non giocare col fuoco! Su no! E voilà. Questa è la mia. Ok, ragazzi, abbiamo capito Turbo Paolo, cioè l'abbiamo visto, l'abbiamo digerito, l'abbiamo anche amato in certi punti, però direi di andare avanti. Che ne pensate? Un grande Turbo Paolo per me, eh? Un grande, mio fratello, però non mi piace molto. Mi avete consigliato tanti l'account TikTok di Giorgio Cappello di Paglia, perché mi avete detto che sono belli i suoi TikTok. Mario, yo quiero que usted me diga si hoy va a seguir lloviendo, porque yo estoy aquí en el trabajo y tengo que lavar.
Ma poi perché è fissato con la Spagna? Cioè, copia anche TikTok, non ho capito. Sapete cosa fa un cannibale dopo aver scaricato la sua ex? Si pulisce il culo. Porco Giuda, raga. Madonna, ma è pesantissima, è pesantissimo l'account TikTok di Giorgio Cappello di Paglia, mio padre. Are you okay? Okay, okay. You can, ma you sono can tutti sulle donne così? With me in the classroom, okay? Okay, 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 okay. Oh. Ma poi perché uomini scritto? Giorgio misoginia, Giorgio misogino di Paglia, e lui risponde: ma va, si scherza. Ragazzi, assi scherzato, io credo che sia tutto ok allora. Credo che sia ok. Oggi vi insegno come rimorchiare una ragazza. Ehi, ciao bella. Ehi, ciao. Non vedo l'ora che arrivi domani. Questa la so, perché divento ogni giorno più bella? No, perché così ti resta un giorno in meno da vivere, puttana. Oggi vi... No, ragazzi, no, ma questa roba qua è pesantissima. Ma perché così? Minchia, 651.000 vite. Cazzo, ragazzi. Ma quante risate sono queste, ragazzi? Chi ride fuori? Proverbio del giorno. Hai prurito intimo? Sì. Ma chi sono questi? No, non te le piace. Che le chiami? Sono andate così. Questo è bellissimo. Tu sei bellissimo. Poi il volume è bassissimo. Proverbio del giorno. Non sciacquare sopra i 180 gradi. O, come si diceva ai tempi dei romani, non sciacquare sopra i 180 gradiatori. Ragazzi, ma quante cazzo di risate sono? Questo c'ha 893.000 visite. Ma poi vi radio. Come? Radio. Sai qual è il miglior videogioco alle grade? Quale? Tombino Rider. Porco. Raga, ma che cazzo è questa? Ma perché non conosco? Io per tutte le volte che vengo su TikTok ripeto sempre la stessa identica frase. Perché? Perché non sono a conoscenza di queste cose, ma è gravissimo, eh. Cerca Mirko Epico. Beh, bello già il nome. Mi piace, Mirko Epico. Attenzione, allora. Seguo il consiglio solito, quelli con più visite. 173.000 visite. Come fai soldi, Rolex? Ciao! Qual è il password del wifi? Devi comprare un caffè. Ok, mi dia lo caffè. Ecco il qua. Sono 3 euro. Il ecco. Qual è il password dello internet? Devi comprare un caffè, senza gli spazi. Ma aspetta, e perché queste moneta sono sporco? Le tenevo nel culo. Ciao! Raga, ma... Perché tutto sgrammato? Cioè, il suo stile fare tutto così? Tutto sbagliato in italiano? Non capisco. Oh, quindi, e cosa ha comprato tua anima gemella? Il niente, dei semplici trucchi per il faccia. Il mio anima gemelli ha appena preso il villa. Vuol dire che è il ricco. Vuole prendere il schiuma di barba. Spero che lui... Il schiuma di barba? Ehi, l'accompagnare me a comprare il regalo mia mamma? Il certo! Andiamo! Il mio anima gemelli è qui! Il cosa? Il do... Lo fa apposta per prendere in giro e fuffaguru. Dove? Cerchiamo! Dirti una cosa il prima.
E penso che il mio animo gemello sia il maschio. Non è un problema, vero? Allarme, allarme, crimine. No, non riesco a capire. Mi serve il contesto, ragazzi. È un mio problema. Un milione questo. Cosa stai mangiando? Sto mangiando il zucchero. Non puoi mangiare solo il zucchero. Ti verrà il diarrea. Sei solo il geloso che ogni volta che mangio zucchero guadagno $1,000. Oh, mio stomaco fa male. Ho bisogno di vero cibo. I patatine. Il aspetta. No, raga, devo... Che cosa è questa roba? Vi prego, spiegatemela. Perché parla così? Perché? Che cos'è? È una parodia? Ok, sì, ho visto anch'io che è una parodia dei video dei Fuffaguru. Ma perché parla così? Questi sono vecchi però, 3 giorni fa. Quella volta vidi un lama nel monastero di Gondang in Mongolia. E cosa ti dicesse? Cosa ti ha detto quel lama? Ah, ma intendi quel lama. Sempre nello stesso monastero poi conosco un altro monaco. Ma non fa ridere se è la prima volta che lo dici bene. Monaco buddista. Anche queste sono parodie, questa credo sia la parodia di One More Time. Mi disse che noi dobbiamo essere più come bambini. Sì, i bambini. Perché i bambini sono gioia. Purezza. Sono purezza. Amore. Libertà. Curiosità. E invece i bambini che corrono al ristorante? I bambini sono anche una merda. Sì, no, sono una merda. L'altro giorno ero al ristorante e c'erano queste bestie di satra che mi... Niente, fai troppo ridere, ho letto. Ok, va bene. Ma c'è il rito. Ma sei il nuovo fidanzato di Shakira? Mi è nato. È sardo lui? Ma come ci sei arrivato? Dallo sfondo, l'hai capito? O dalla luce dei miei occhi? Da come muovo il bacino? Ma sei il nuovo fidanzato? Cioè, più che altro, ragazzi, non riesco a capire... No, ci deve essere una spiegazione, dai. Ma sì, il ragazzo che ha baciato Fedez, la Ferragni sarà arrabbiatissima. Ciao Niro Murakaha Mihala. Sì, purtroppo mi succede di voler fare hype quando non so più, oddio, come fare. Bacio chiunque, Mattarella, sì, Berlusconi e la sorella. Mi sono messo d'accordo con Fedez, ovviamente. E anche lui mi fa, oh, io devo far parlare di me in questo Sanremo, per forza. Cioè, mi fa, facciamo così. Prima faccio un freestyle dove disso tutti, politici, cantanti, poi mi do un bacetto. Così non si parlerà neanche più di mia moglie, ma solo di me. L'idea mi è piaciuta. Politico, TikTok. E l'ho fatto, politico, sì, che era arrabbiata perché gli abbiamo rubato la scena. Ma sì, ragazzi. È un TikTok politico questo, ragazzi, attenzione. No, non riesco a capire, non riesco a intercettare i vostri gusti, purtroppo. Il Delmo... Loro ti fanno ridere Venditti Official. Facciamo questo. Ciao, buongiorno. Prenotato una messa in piega, Natasha. Oh, eccola la più figa. Ma che stiamo venuti a fare qua? Ciao, dai. Se lo fa più ballare così, ci riuscirò mai. Dai, no, scemo. Dai, no. Allora, sì. Che dovevamo fare? Mi ricordo. Messa in piega. Dai, ti piego io. Ah, ah, scemo. Oh, prima la merda. Oh, insomma, faccio io, sì. Libera scelta. Sì, okay. Sì, oh, sei ferma con la testa, belli come l'ho fatti. Raga, ma questa roba andava nel 2008, nel 2009 a Copantella. Siamo tornati indietro. Sì. Un attimo. Che c'è? Niente, è necessario? Che cosa? Che me lo appoggi? Che te? Posso, amore, abbiamo fatto, grazie, dai, grazie. Ci vediamo dopo al baretto. Ok, ciao tesoro, dai. Ciao. Vaniglia, la meraviglia del blocco, dico caramello. No, anch'io, H, non ho parole, non so cosa dire. Tutte le volte che faccio qualcosa legato a TikTok io non parlo più, io mi zittisco. Non so più, cioè, più che altro perché mi crolla il mondo addosso.
Ragazzi, dai, fatemi, vi prego, fatemi vedere altro. Buonasera. 420. Ok, mi fornisca patente e libretto, per favore. Guardi, la patente ce l'ho, però se vuole io posso dare il libretto. Mi sta prendendo in giro per caso? Ha ragione, scusa, questo è quello grande. Ecco qui, prego. Oh. Ma mi sta prendendo in giro per caso? Questo no. È il Vangelo di Matteo. Libretto. Ma lei ha bevuto per caso? Cioè, ma scusi, agente, certo che ha bevuto, perché lei non beve? Che domande, la giuro, guardi, che domande. Senta, facciamo una cosa, facciamo la prova del palloncino, lo vado subito a prendere. No, 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 aspetti, guarda, ce l'ho io il palloncino. Ce l'ho io, non si preoccupi, la faccio io la prova del palloncino, sono forte a quello. È un preservativo, ragazzi. Ecco lei, agente. Mi sta prendendo in giro, guardi, per favore, scenda dalla macchina. Ma lei è in ciabatte. E certo, no, stava, no, no, qui stava armare. Qui si scappa la multa. No, qua scappo io, bello. Qui scappo io, altro che... No, no, si fermi. Ehi, scusami, si fermi. Si fermi. Buonasera. Buonasera, Gio. Oh, raga, no. Massimo Visconti. Uno che mi fa ridere, dai, mi conoscete? Qualcuno che mi faccia ridere. Vabbè, raga, ma lui chi è? Buona riga, ieri lì che la ragazza mia, oggi mi sento così, come vedete. Nervoso, arrabbiato, non lo so, strano, mi sento strano, anzi no, stranissimo. Amore! Dimmi. Ma lui, ma, ragazzi, ma lui dove l'avete trovato di preciso? Ma chi è poi? Amore! Dimmi. Ma che cazzo che sei in quello a lei? Dai, lo vedi, Ehi, alla balla, la mucca assassina! Yayahu! Alla mucca assassina, casa Alberzone! Yayahu! Mi sono pensato bene! Yahu! Ragazzi, qui ci vogliono gli assistenti sociali, eh? Al più presto! Cioè, qui siamo veramente alla follia! Tortellini! Alla mano di bala! E vai! Dice qualcosa, sì! Marzambucone è curativo stasera o no? Mamma mia, sei briao. Io veramente non ho parole. Arica, pensate che pure io facevo l'altalena. Poi anche qua Massimo Visconti, mio padre. Raga, ma ripigliatevi. C'è il Sambucone Molinari, ma fa fare l'altalena. Yayahu! Ciao! Yahoo! Oh, gente spaventatissima. Ufficio, ah, ok, ho capito chi è, forse, sì, quel signore tutto ticcio. Vediamo, uno che ha preso tante visite, vediamo. Questo qui, 372. Per favore non piangere, non ci rimanere male, rimane... Vabbè, raga, ma questo è un, non lo so, un fenomeno trash. Qualcuno che fa videocomici che fa ridere, non uno che fa ridere involontariamente. Ma come fa a fare l'avvocato lui, tra l'altro, cioè? Francesco, non è che per forza ma poi devi andare in palestra? No, no. Basta poco, no? Basta poco, ma volte, il risultato si vede uguale, eh? A volte è semplice. Dipende solo dalla tua testa, dalla tua volontà. Grazie, Gosfalt, per i 5 tip, grazie di cuore. Mamma mia, direi che siamo altamente tonici qua, eh? Che inciro. Sì, sì. Turbo Paolo l'ho messo prima, raga, non ha mai non fa ride mai. Max è il Capodanno. Del Capodanno che gli fai? Pasta. Ah, questa è la parodia di Oso, come siamo. Pepe e petardi. Buona. Fiamo la pasta, quella buona. Deve essere scrocchiarella. Deve scrocchiare il pasta. Max Raiola, sì, la parodia di Max Poi Raiola. Poi i petardi e li famo sudare, E con questa pasta famo saltare in aria tutti quanti. Che cameraman, magna di impetarlo, eh. E mo, io provo far botto. Cioè, almeno l'imitazione è decente. Dato che ha commentato Chef Mariola, che ghosta me nelle mail per le interviste, ma risponde ai TikTok del cazzo. Fatemi sta zitto. The sound of love. E mo, dopo la pepe petardi, andiamo a fare una bella corsa. Ah, regà, stavo a fare jogging in Vaticano e non potete capire che ho peccato. Amico mio, Francesco, quello che fa il Papa, il Papa Bono. Francesco, ragazzi, io un saluto all'amici mia, ecco. Arrivo. Cari fratelli e care sorelle, un abbraccio e buon anno. È buono il Papa. Dio, cari ragazzi, però questa roba vi rifaceva Wilbush nel 2001, Dio mio. Delmo, ragazzi, me lo suggerite sempre, mamma mia, lo conosco da sempre. Vabbè, mettiamolo, Delmo, per farlo vedere.
Questo 1.400.000. Oh, cosa li mette? Il collirio, il gatto, Sasha, piccinino, sta male, topino. Cosa? Arr, corpo di 1.000 balene. Oh, cosa? Ok. Mettiamo un A. Questo 1.000.000 ha fatto. Mettiamo qua. Oh, che bella giornata. Ah, guarda. Oh, che bello. Ok, no, non amicizia. Ok, questo 856.000 visite. No. Caspita. Ok, 1.000.000. E questa è la maxi storia di come la mia vita è cambiata capovolta sotto sopra. Ah, questa è carina, dai, come idea almeno. Vediamo Roberto Maligni. Ora mi avete fatto Allora, questi sono i deep cose, come si chiamano, i deep voice. Cazzari, brutti pezzi di merda che non siete altro. Che altro fa ridere perché è incredibilmente uguale. Poi cioè, ha ucciso il mio villager con Mendigio. Grazie, una calmata, Bobby. Penso sia stato per uno ci sono anch'io. L'ho visto vicino alla tua base. Che cazzo significa datti una calmata? Ci ho messo 3 giorni ad ottenere lo scambio giusto, bastardo. Io non sento un cazzo. Sono impegnato a cercare diamanti. Che amici di merda che mi ritrovo. Uno di voi non sta mentendo. Bro, ti giuro su mia madre che non sono stato io. Silvio, giurami su tutto il tuo patrimonio che non sei stato tu. Va bene, va bene. Sono stato io, ma ora non mi cacare il cazzo per sta stronzata. A po' fra. Sei fottuto, tu il tuo cane di merda. Ti ho già detto di non cacarmi il cazzo, coglione. Ho 10 stacchi di TNT. Come al solito, sto per non durerà manco una settimana. Ora mi avete fatto incazzare. Boh, non so, Benigni è incredibile quanto sia. Ecco, mi era stavo aspettando. Aspetta, vediamo se trovo tutta la storia completa. Che ci sono io anche in questo. Parte 2. Ciccio, ma lo sai che fai veramente cacare? Gli stai facendo sfondare il culo. Ragazzi, in Vaticano i cardinali mi hanno sequestrato la Play 5 per regalarla a dei bambini. Non mi sono potuto allenare. Ma che cazzo sta succedendo? Ragazzi, sbrigatevi, dobbiamo scappare prima possibile. C'è qualcosa che non va, Roberto? Loro stanno arrivando. Saranno qui molto presto. Chi è che sta arrivando? Loro sono degli zombie. Io ci sono addirittura video. Ciccio, ma lo sai che fai veramente? Sì. Avete appena varcato l'ingresso della sala principale del castello Ombico. All'improvviso, dal soffitto si lascia cadere un enorme Barbie che vi si para davanti. Cosa fate? Analizzando la sua struttura, ossia direi che potremmo optare per cavare. Non ti da perdere tempo. Mi cago in mano e gli lanzio la merda. Dario, puoi fare tutto quello che vuoi nel gioco, ma non ti sembra eccessivo? Ciccio, ma che diavolo ti è saltato in mente? Che cazzo stai facendo? Dario Negra dire il bis. Bene, ragazzi. Caro Ciccio, sei riuscito? Allora, aspetta che voglio vedere la parte 2. Ma dov'è la parte 2 ora? Come volevasi dimostrare? Che boom, lascia vero, la tua merda al nemico, non è stata una grandine a Dario. Il Barbie è ancora più infuriato. Carica il colpo, mandandoti il tappeto on shot. Aiuto! Arrivato il mio momento di entrare. Questo non c'è nemmeno il dip. Secondo cioè, questo ha proprio preso il mio audio. Penale, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato. Non c'è una firewall. Ma Ciccio, siete in uno spazio chiuso. Ne sei sicuro? Ha ragione. Facciamo 2 firewall. Bene, ragazzi. Caro Ciccio, sei riuscito a uccidere i bandi. Ma a quale prezzo? Ha distrutto tutto. Se avessi potuto, ne avrei sparate 4. Appena fuori dal castello. Vedete una figura a pochi metri di distanza che vi guarda. Non posso stare con le mani in mano. Devo dimostrare il mio valore e il mio coraggio. Cosa hai intenzione di fare? Sì, ma ha messo un amore nelle mie cose, assurdo. Non è considerabile molestia sessuale, a meno che quest'ultima non si concluda con uno stupro. Ma quindi, chi è quell'uomo? Ovviamente si tratta del leggendario cacciatore di paguri. Ma perché dice me? Oh no, lei no, lei no, lei no, raga, lei no, ma siete pazzi, perché? Ma non è lei. Sapete perché il mio cartone preferito era Nemo? Perché mi piace molto il pesce. Comprensibile, che ne direste invece? Ah, ma è lui, no, che pensavo fosse la tipa, ok. Vediamo un po', vediamo un po'.
vediamo questo qui. Adesso mi dovete spiegare com'è possibile che preferite giocare a FIFA piuttosto che farvelo su... No, infatti, starò... Ma perché ora c'è questo trend inutile, falso, sbagliato, Dio meo? Contrapposizione. Ma se dovessi poi giocare a FIFA e trombà senza problemi. Sta roba va indagata. Comunque, Ansem no damage in critica. Appena brillano i globi, pari, 4 colpi, poi passo aereo su di lui, vai con la prima combo completa. Poi appena torni a terra dopo la finisher potresti fare una bella foto, perché no? Pari il cilindro di laser sono 3 o 4 volte in base alla distanza a cui ti trovi quando parte. Ora ti metterà attorno delle mine, tu salti per schivare l'artiglio da sotto, schivi appena si allontanano e poi lo attacchi di nuovo. Tra l'altro, vabbè, tra l'altro è bellissima la roba, è pia dei video, sì, e poi fa le guide, video tutorial per Kingdom Hearts. Ma non avevo mai visto sta boss fight, sembra fatta bene. Poi vai con un'altra combo completa. Questa volta dopo la finisher ci allontaniamo, blizzard e passo aereo, non serve ma lo sai, mi piace l'animazione. Pari la prima carica, pari la seconda, breve pausa, poi pari la terza. La appena pari al centro, salti, okay, attacchi, puoi anche usare passo aereo come ti trovi meglio tu. Fai sempre una combo completa e sempre blizzard più passo aereo, ma questa volta appena lo raggiungi vai in fusione finale. Però la mettiamo subito via perché ci servirà dopo. Okay. Adesso ripete gli stessi attacchi che abbiamo già visto fino alla DM, quindi nel frattempo tier list cibi che all'estero credono siano italiani. Pasta al forno, molto buona, cannoli anche, chicken parmesan, mi fa venire i brividi solo nominarla, la parmigiana normale ci sta, fettuccine al freddo e pasta al burro, bravo, questo cazzo. Non so cosa sia, le lasagne lui sono bravo, sgravate, questo non voglio sapere cosa sia, panino con le polpette, potenzialmente molto buono, Minecraft tipico piatto italiano sgravato, pennette alla vodka, niente di che, mid, peperoni pizza, ci può stare, ravioli, molto buoni. Pasta al sugo sgravata nella sua semplicità, spaghetti meatballs potenzialmente molto buoni, tortellini in brodo anche. Va bene, va in fusione oscura, adesso sta per partire la DM. Si riparte con tutorial. Lui è simpatico. E se ti dicessi che questa è una Macedonia? E se ti dicessi Marluxiano damage in critica? Para, contrattacca, poi para subito di nuovo, 3 colpi, contrattacchi ancora, subito passo a... Che cazzata, veramente, che cazzata. Lui fa questo personaggio del chat che ogni tanto mi fa ridere. Poi, in realtà non credo facesse così tanta roba. Calcolate, ragazzi, di questa canzone a tutti i miei fratelli di palestra. Vestivo, ok? Il primo con Malena, ti prego. Non so perché, ma i napoletani quando scopano hanno una marcia in più. Come si diventa napoletano? Acce capito. Grazie per le istruzioni, Google. Che cazzata è? Non so perché. Questo è carino. Ma i napoletani quando scopano hanno una marcia in più. Come si diventa napoletano? Acce capito. Grazie per le istruzioni, Google. Non so perché. Ma poi la voce del... Non so perché. Ma i napoletani quando scopano hanno una marcia in più. Come si diventa? No, wow. Quindi tu hai tanti soldi, veramente proprio. Io sono pieno, sono pienissimo. Io ho fatto appunto marketing, enterprising, strikes al Bocconi, come dicevo. Per fare i soldi, poi la mattina non devi cazzeggiare, svegli alle 6 e investire per Cardia Smiling Mine. Quindi tu hai tanti soldi. Tu mi fa cagare. Non so perché. Ancora. Cardia, ma stai scherzando, figa? Ma dai, non è possibile. Guarda, allora, lei mi ha chiesto, Fortnite o la Baba G? E io le rispondo. Piggy Blinders, mi sembra... Oh. No, questi no, ragazzi, cioè non... Ciao, sì, ho visto che state assumendo, ecco. Cazzo vuoi? Oh, questo è il mio curriculum, gliel'ho inviato anche per me. Sì, bella merda questo curriculum, ma hai un po' di esperienza? Ma Dio porco. Scusi, come faccio ad avere esperienza? Sono uscito dalla... dalla scuola 24 minuti fa, scusa. Non credo sei adatto per le skills, per i goals. Tutta roba già vista, raga. Cioè, non... Cioè, a me mi garba anche il super demenziale, il no senso, sì, però boh, non c'è nulla. Cioè, non mi state facendo vedere una sega. Io se fossi tecnico del suono durante l'esecuzione... Di... Sbagliato, scusate. Ma scusatemi, mamma mia. Io ti ho già visto te, eh? Dove ti ho visto? Dammi in alto come gli ero. Bellissima quella canzone, sei tu? Forse. Bella, ma tu dovresti fare Sanremo, eh? Ma ci sto andando. Vedi, bravo. Ciao. Proprio a te cercavo, grandaces.
Oddio, ragazzo! No. Grandissima puttana! Prendetela! Porta Kong! Smettila, Signora Ghigliardi, buongiorno. Buongiorno, come va? Bene, bene. Il suo messaggio di stanotte. Sì, ho letto di Trilli, esatto. Allora, guardi, io quello che le volevo consigliare è normale, essendo un cane che comunque è di età avanzata, perché comunque parliamo di 13 anni. Aspetta, vediamo se trovo. Frederick, bonjour. Allora, no, io ho sentito, no, ho sentito tutti, sia da Roma che da Maranello, e per me non è proprio accettabile. No, non è proprio accettabile, te lo dico subito, perché cioè, ti ho voluto chiamare veramente per carineria. Non, sai che non sono tenuto, avrei dovuto chiamare direttamente in Ferrari, ma sto chiamando te. Non trovo corretto che tu faccia dichiarazioni su la scuderia che... diciamo non sto facendo nulla contro... Beh, interessante che finga di essere un'altra persona, Matteo Paiella. Niente, non riesco a trovare... Ok, questo me l'ha consigliato Camu. Ah, questo io credo di sapere chi sia. Credo. Oggi è il mio compleanno, e sti cazzi. Compio 22 anni, e sti cazzi. Sono Matteo Paiella, e sti cazzi. Sono 1,69, e sti gran cazzi. Ma se metto stanno dantesse che diventa? Top! Oh. African lore. Cos'è African lore, ragazzi, ora? Ok, questo probabilmente mi farà ridere. Boh, non... Ma quanti ce n'è poi? Sono infiniti. Ah, questo è quello che fa il padre, imita il padre. Perché non è d'accordo da prendere la leggenda? Ciao. Ma ecco, Mario, vieni qua. Che c'è? Che è successo? Senti, tu te ne sei andata a dormire da giù stasera. E i tuoi genitori non c'erano. E quindi? Ma Mario, è pericoloso. Oh. È pericoloso, oh. Non è una cosa da prendere la leggenda. Io spero che tu abbia la maturità di capire cosa stai andando a fare. Sì, mamma. Lo so. Volevo dire solo questo. Ah, e dimmi una cosa. Avete dormito nello stesso letto? No, non lo voglio sapere. No. Non lo voglio sapere. Vedi se c'è qualcosa che ti vuole dire tuo padre. Almeno tra maschi vi capite di più. Sì, va bene, mamma. Io me ne sto andando. Ciao. Mi raccomando. Sì. Lo sapevo, pezzo! Perché non è una cosa da prendere la leggenda? Ciao. Sono carini i suoi, non ho visti tutti, sono carini, vabbè. Allora, metto l'ultimo che mi avete suggerito mille volte. L. Zattarin, com'è? Ma chi è? Prima parola che mi viene in mente è con quella lettera, via. Detto sinceramente, la prendo come una sfida. Sarò ancora più veloce, porca puttana! Dario! Yeah! Xilofono! Ok? Yeah! Un po' paura, di questa storia. Questa l'ho copiata. Lo sapevo. Devo dire che... Prendo le distanze. 100%, proprio scontatissimo. Mamma mia.
Basta, finisce qua, io non ce la faccio più. Non ce la faccio più. Terrificante TikTok. Ma lo sai cos'è che mi fa incazzare? È che tutti mi dicono sempre che c'è anche roba interessante. Ed effettivamente tra 100 robe anch'io ogni tanto ne trovo una. Però sono poche, cioè sono poche quelle che trovo io. Quindi non capisco se il problema è mio con TikTok, se il problema è TikTok stesso, se c'è effettivamente la roba ma è poca, oppure sono io che non intercetto il gusto dei ventenni. Mi sta scoppiando la testa perché vorrei capire, vorrei comprendere, perché comunque fa parte anche del mio lavoro, scoprire nuovi media, nuovi talenti, eccetera. Però secondo me ce ne sono pochi, è un diverso target. Ma io sta storia del target non ci credo, né coi fumetti, né con i film, né con TikTok. Sta storia del target mi puzza un po', mi sa di paraculata. Prendi il telecomando e schiaccia sai bene quel tasto. Indovina chi c'è su YouTube, è Giubbinto.